sempre dietro la clutch ho una shopper di cuoio, l'uomo Valentino, portocchiali da sole in metallo smaltato, pantaloni alla caviglia e scarpette stringate senza calzino. 25 modelli belli come i divi del cinema anni 60 hanno sfilato tra maxi schermi LED nella maestosa cornice di Palazzo Corsini a Firenze. L'evento clou del Pitti Uomo edizione numero 81 per celebrare i 50 anni dell'azienda, proprio nella città dove tutto ebbe inizio. Firenze perché in qualche modo è il 50° anniversario di Valentino ed era un esordio per noi, così come è stato per Valentino 50 anni fa l'esordio della Sala Bianca. È anche il momento di Valentino che a noi piace di più perché è il momento della couture e delle sperimentazioni sull'estetica nuova, che non era fatta di orpelli e decorazioni ma era fatta soltanto di forme ed è quello che stiamo cercando di fare con l'uomo. E poi Firenze è la città dove siamo conosciuti, per cui c'erano un sacco di buoni motivi per fare questa sfida a Firenze. Dolcetti, delizie e baby doll nell'atelier di Loretta Caponi in via Tornabuoni a Firenze. In passerella la collezione uomo, donna e bambino. Pizzi, seta, ricami preziosi, camicie da notte fatte di spacchi e sensuali trasparenze per lei. Pigiami in seta, vestaglie lunghe, tanto uso di nero, galletti ricamati per lui. I colori sono tutti rosa. Il pelle d'angelo che è un colore molto femminile. E poi c'è il rosa un pochino, vedi, che finisce fino al salmone, che ho usato tanto nero, vetrine nere per creare questi giochi di colore. E poi il panna con il nero che mi è parso divertente, intrigante, ma è anche elegante.